Emergenza detriti nel lago di Como. Il maltempo concede una pausa al territorio e si passa la conta dei danni. Fiumi e torrenti ingrossati dalle piogge si sono riversati sulle strade nei centri abitati, trascinando materiale roccioso e detriti. Il lago di Como resta sorvegliato speciale. Una distesa di rami, tronchi e diverso materiale ha raggiunto la zona al lago e precisamente la riva davanti all'aeroclub e la zona adiacente alla passeggiata di Villa Olmo. Saranno necessari giorni prima di riuscire a rimuovere i detriti che si sono accumulati sulle rive della città. Il livello del lago resta dunque monitorato. Nel pomeriggio l'acqua ha raggiunto gli 86,9 centimetri, restando al di sotto della soglia limite fissata a 120 centimetri. La tendenza però è a salire, con un afflusso maggiore del deflusso. Oggi intanto la flotta di battelli spazzino è stata ampliata con altri mezzi per tentare di rimuovere più detriti possibile e ripulire le acque del lago. Ieri infatti il forte vento aveva rallentato le operazioni di pulizia fino ad interromperle. Intanto ieri sera in consiglio comunale a Como è stato fatto il punto sulla situazione delle criticità legate al maltempo in città. L'unica strada chiusa resta via Tibaldi, dopo un cedimento stradale che ha interessato alcune tombinature. Tecnici al lavoro per mettere in sicurezza la strada e riaprirla al traffico. La situazione più critica si registra a Villa Olmo, flagellata dal maltempo. Si lavora per asciugare il parterre e il primo piano della storica dimora. L'acqua infatti ha raggiunto il parquet. I tecnici comunali hanno disposto una sessantina di sacchi di sabbia. Infiltrazioni anche nel Tempio Voltiano, Pinacoteca e in alcuni centri civici. Intanto le squadre comunali sono impegnate sul territorio per la rimozione e il taglio di piante e alberi caduti a causa del maltempo.